30 agosto 2020. La mia croce è quella di Cristo. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 16. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti e degli scribi e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli voltatosi disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Quello che chiamiamo il mistero della croce raccoglie la morte accettata da Gesù per la redenzione delle anime e diventa la nostra croce seguendo Gesù. In altre parole, Gesù chiede di credere nella sua morte come necessaria per i nostri peccati e poi chiede a ciascuno di fare la stessa cosa, cioè morire come lui, seguendo lui. Gesù per molti è solo una brava persona morta per i suoi ideali, ma questo non lo differenzia da tante altre brave persone, idealisti e martiri della propria coerenza. In realtà, usando la parola mistero, che equivale a quella di sacramento, noi indichiamo un'azione che possiede una carica che non è solo esemplare, ma spirituale, in quanto il mistero è ciò che lo spirito fa attraverso l'intenzione cosciente di un uomo con le azioni, le cose materiali e più precisamente con la materia del proprio corpo. Di questo parla Gesù quando afferma che chi cercherà di salvare la propria vita la perderà. Infatti l'azione spirituale che introduce nella vita eterna si compie attraverso il sacrificio del corpo, basato su un'intera esistenza condotta per Dio e per alcuni immolata specificatamente per Cristo, come i martiri. I martiri seguirono ed imitarono più da vicino Gesù, ma ogni credente è volontariamente crocifisso dalla vita, fatta della somma dei mali, delle ingiustizie, accettati come sacrificali dal fedele in Cristo e trasformati in sacrificio gradito a Dio, valido per la propria salvezza, per l'ingresso a pieno titolo nella vita spirituale, in Cristo, nei cieli che ci attendono. Ma rimane ancora insoluta la domanda: perché la necessità della croce? Il corpo di Cristo è dilatato fino a contenere in sé tutti gli uomini, ed egli compie sulla croce, come singolo uomo, giusto e puro, l'offerta sacrificale al Padre di tutti i peccati, che egli ha raccolto in sé come la massa totale di ogni azione peccaminosa di tutta l'umanità, di tutti i tempi. Il suo sacrificio è perfetto perché nessuno di quei peccati lo riguarda. Nessun peccato fu commesso da Gesù, ma come se fossero suoi. Il Figlio dell'uomo
li ha portati davanti alla giustizia del Padre per purificarli con il suo sangue. Ha fatto suoi i peccati che sono nostri. Ha pagato per noi il prezzo del peccato. Ha ristabilito in se stesso la giustizia. Ha fatto tutto questo per chiedere misericordia per noi, avendo pagato Lui. La misericordia di Gesù è la conseguenza della richiesta del Padre, e per questo Egli si è incarnato, perché non bastava sacrificio offerta, ma un corpo preparato da Dio. Se si comprende la volontà sacrificale del Cristo e la nostra connessione con Lui, occorre ancora capire perché il corpo deve essere sacrificato e come avviene la nostra connessione. Il corpo deve morire, perché nel corpo, unitamente alla volontà, è entrato il peccato e la morte. Il corpo va sacrificato, cioè lasciato, perché l'anima redenta dalla colpa possa ricevere un corpo nuovo, quello dei risorti come Cristo. Noi diventiamo parte di Lui mediante la Sua volontà di associare a sé le nostre anime e corpi. Sacramentalmente questo avviene col battesimo. Questo è concesso dal Padre, che ha messo nelle sue mani i suoi figli, che Cristo custodisce fino alla fine. L'intenzione di aggregazione di Cristo però si allarga a tutta l'umanità, per cui Egli in modo posticipato rispetto ai morti del passato ed anticipato rispetto agli uomini futuri unisce a sé l'umanità dal primo all'ultimo che nascerà sulla terra. Ma i battezzati sono coloro che sono strettamente uniti a Lui mediante il consenso della fede, ovvero la volontà specifica di essere cristiani. È il sì di ciascuno alla redenzione attuata anticipatamente sulla croce, la quale diventa attiva con la nostra risposta. I battezzati, che volontariamente si stringono al Cristo, si stringono alla sua croce, sono immedesimati con la propria vita, il crocifisso. Costoro, diventando popolo sacerdotale, partecipano alla propria redenzione e a quella dell'umanità. Dio vi benedica.